Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di questa domenica è la continuazione di quello di domenica scorsa. Pietro aveva riconosciuto in Gesù il Figlio di Dio e il Messia atteso in Israele. La sua risposta non fu frutto di un suo ragionamento umano, ma di una illuminazione divina. Già allora, Pietro svolse la sua funzione magisteriale all'interno della Chiesa. Ciò però non toglie che Pietro è un uomo e al di fuori di questo compito di insegnamento per quanto riguarda la fede e la morale, anche egli si può sbagliare. Infatti, subito dopo aver ricevuto da Gesù la dignità di essere il fondamento visibile della Chiesa, Pietro si comporta da tentatore. Gesù parlava della sua imminente passione, della sua morte e risurrezione, e Pietro cerca di distoglierlo da questa sofferenza, dicendo Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Gesù risponde con decisione, adoperando delle parole molto forti, tra le più dure da lui pronunciate. Va dietro a me, Satana che significa tentatore. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. La volontà del Padre era la redenzione dell'umanità attraverso la passione morte di suo figlio. La sofferenza non era strettamente necessaria ma diventava come la suprema testimonianza d'amore di Dio all'umanità. Gesù accolse pienamente la volontà del Padre, rinnegando la naturale ripugnanza della natura umana di fronte alla sofferenza. In questo Pietro non gli fu di aiuto, anzi cercò di distoglierlo. Pietro, per il bene che voleva Gesù, agì certamente in buona fede e non si accorse di agire da tentatore. Il progetto del padre era quello di salvare l'umanità attraverso la morte in croce del figlio, e Gesù accolse prontamente questa volontà e la mise al di sopra di ogni altra cosa, al punto da chiamare con l'appellativo di Satana, ovvero di tentatore, Pietro, il quale cercava di distoglierlo da questa volontà salvifica. Spesso anche noi siamo come Pietro, Vogliamo la gloria, ma non vogliamo la croce. Le parole del Vangelo di oggi ci devono far riflettere sulla necessità di accogliere la croce nella nostra vita. La croce c'è per tutti, e il fatto di non volerla non la allontana certamente da noi, anzi, l'aumenta. Il segreto per rendere in qualche modo dolce la nostra croce è quello di saperla accettare sull'esempio di Gesù. Il nostro Redentore subito dopo disse così ai suoi discepoli, se qualcuno vuole venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Come Gesù ha percorso la via della croce, così anche il discepolo deve salire il suo calvario dietro al Maestro. Gesù vuole che noi cambiamo mentalità, che non ragioniamo più secondo il mondo, ma secondo Dio. Questo cambiamento di mentalità richiede tutto l'impegno da parte nostra ad ascoltare e assimilare i suoi insegnamenti e i suoi esempi, meditandoli nel nostro cuore. Nella seconda lettura di oggi infatti San Paolo così ci insegna Non conformatevi a questo mondo ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. Anche noi dunque dobbiamo rinnovare il nostro modo di pensare spesso siamo troppo mondani nei nostri ragionamenti e come Pietro vogliamo fuggire dalla croce. Tante volte invece che convertirci e convertire il mondo al Vangelo, facciamo di tutto per adattare il Vangelo alla sapienza di questo mondo. La Madonna che fedelmente accompagnò Gesù sino alla croce ci insegna a prendere la nostra croce e a portarla generosamente ogni giorno della nostra vita. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la preghiera e la benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria, e di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù Giuseppe e Maria.